Come hai ricordato tu, Federico, di 19 reti in 6 gare, una media gol pazzesca. Forte dei Marmi per la prima volta in classifica in questa stagione, ricordando comunque una gara in meno, e alla prossima c'è da sfidare il Sarzana. Sì, era il nostro obiettivo, nel recupero legale riuscire a sorpassare il Trissino e rimanere in testa. L'abbiamo raggiunto, ora c'è da rimanere lì. La prossima giochiamo in casa col Folonica. Sappiamo che sono difficili, tutte le partite sono difficili, anche Montevideo in casa per nulla facile per nessuno, quindi soddisfatti, contenti della prestazione e del risultato. Appunto, questa sarà una vittoria per voi, un 5-1 ai danni del Montebello. Avete avuto il controllo della gara per tutta la partita, per tutti i 50 minuti. Cosa si può ancora chiedere a voi di migliorare, appunto per migliorare le vostre prestazioni? Ma ce lo chiediamo tutti i giorni e ce lo dice il mister tutti i giorni, siamo ancora lontanissimi dal nostro 100%, abbiamo migliorato tantissime cose, quindi penso che il Forte di Marmi di oggi sicuramente non è quello che ci sarà a febbraio, marzo, nemmeno tra 2 settimane, quindi noi continuiamo a lavorare, cerchiamo di prendere la testa tutti insieme quella che c'ha il mister, che vuole che facciamo. Ci stiamo provando, i risultati ci sono, ma sicuramente abbiamo tanto margine di miglioramento ancora, ognuno personale ma anche collettivo. Ritorniamo un attimo sulla statistica dei 19 gol in 6 gare, è anche un po' in prospettiva riguardo al mondiale che si giocherà dal 30 agosto al 14 settembre a Novara? Al mondiale per tutti i giocatori della nazionale, ma anche per quelli che hanno degli obiettivi alti e in testa a tutti, che sappiamo che questa stagione c'è da dimostrare per esserci per il mondiale, che a tutti farlo in Italia è un sogno. E sinceramente ci pensate inizio anno, ci penserò a fine anno, per ora penso a Forte di Marmi, penso ai nostri obiettivi, ai miei obiettivi personali e a difendere questi colori. Dopo quello che sarà il mondiale sarà tra praticamente un anno, quindi manca tantissimo. Io pensiamo giorno dopo giorno e quello arriverà solo. Grazie mille. Grazie a voi.